Sì, scaliamo un po' qua. Sì, sì, sì. Oh. Allora, sì, con il numero 11.
protagonista per la prima volta, praticamente Sandro Calvesi, grande interprete a Pavia, 2 ore 32 in quel di Torino, Caterina Bertone, il resto ve lo racconteremo dopo. Nella primavera scorsa, per l'atleta trevigiano, qui l'anno scorso il primato personale, dopo una bella stagione di cross. Col numero 2, Fabriano ha vinto a Dolo, è tornato chiudendo terzo, si è migliorato a Verona 2 mesi or sono in 1:06, in 1:04:49, rappresenta la speranza italiana sulla distanza, Gabriele Carletti. E col numero 1, potremmo stare qui tutto il giorno, viene da Roma, corre dal 1992, un protagonista che ha vinto 9 volte il passatore, 3 titoli mondiali, 2 ore 13 in maratona nel lontano 2000, 16 maratone corse quell'anno sotto le 2 ore 20, dalla capitale torna per preparare il decennale da Firenze a Faenza, dove nel frattempo ha corso 2 volte la maratona di Roma e domenica quella di Russi, signori e signori, il re di Roma, come lo vogliamo chiamare, Giorgio Calcaterra, col numero 1, Re Giorgio, classe 72, ricordiamo con piacere, è passato da Rimini a venerdì non per rimanerci, ma con Sparte e il dottor Donati ha vissuto un giorno dove qualcuno sta peggio di noi. A questo punto, sulle mani ragazzi! La festa ritorna sulla Riviera del Brenta, tra storia, spettacolo e agonismo puro. Il drone su di voi. Senza precedenti, un dato che fa stare bene gli amici di Mira,
quando si corse qui la volta precedente, il 10 aprile 2011, i partenti erano 1200, oggi sono 2400. Applausi. Complimentoni a voi. Thank you.
essere compagno di squadra. Abbiamo finito di dire intanto Notarangelo sta per tornare a sfogare questa leggera solitaria di notte a fare supporto l'altro atleta della compagine pugliese, Principetti, buon portacassa Matteo Pio Notarangelo. E lo chiediamo proprio il pubblico di non occupare anche con Betti, come si vede la soluzione che dà possibilità di intervenire in maniera decisiva per pulire il riguardo, quello che dà di Fabio Bernardi, ancora in evidenza, uno dei protagonisti di oggi, grande la sua prova che sta materializzando, siamo in gara numero 8 e 20, gran gara per Specchia, per il capitano Master, eccolo qui, la vita, la classe, il talento dell'atleta trucciano, che va qui a legittimarsi, a riproporsi. La prima stile quando la prova a forma stile vede Orozco Sanchez Warner una volta per membro del cristiano esordio della competizione e bravo Federico Pulisane, ottima la prova della prima Petrino. Vediamo invece in terra bresciana per l'origine per il maratoneta di Rosso Valle, così come l'abbiamo ribattezzato, Simone Pessina, che è messo in luce nel tesoro di quella conclusa, soprattutto nella di fine anno, che tra l'altro ha visto portarsi la serie vincere e chiudere con grande determinazione, e chiude anche Alessandro De Gasperi, qui la prova si accende con i specialisti provinciani, che dai fighters di evadere, come fanno le ammiraglie, vengono più l'altro, per fare il pilota con la condizione di prima di entrare però, bravi, giusto per ricordarti in angolo, intanto ci sono questo Simone Gobbo, per un po' di recitore, anche qui, ci siamo qua, sentiamo con piacere a quello del Montello, e quindi andiamo con la gara maschile, quella con Andrea De Biasi, ancora sugli scudi. Siamo con voi, amici del Moro, 9 primi, 46 secondi, ultimo chilometro della gara femminile, chi è in corsa, anche quello fiaccato, alle spalle di Alessio Purgato. Un po' come rimanere rimane di lei, questa protagonista, e di Valle da quattro mani, vince molto e rende conto. E l'abbiamo anche chiesto, nello style, ma le abbiamo chiesto proprio a persona. Ecco, visto che l'ora della regia è ora sud e oggi potremmo anche in un modo confermarsi ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno. Cristian Soffariva, andiamo in terra a Cadorina, un protagonista che potrebbe lavorare la gara di Silvio Fauner. E intanto, io di voi, Michele Tabernale, Nicolò di Arcona Grande, Tim Sauconi, in questo caso con la tua proprietà di Gabriele Pellegrini. Ha vinto quasi tutta la prossima, Devene Turentiero, il teniano della Tini Fantini di Pescara, e lo risolto qui. Intanto signori, signori, alzamoci le cinture, perché un tempo strepitoso, da primato personale, il secondo miglior tempo per lei, Fly Again, Fly Again, Ellen Giancorgatti, che quinta di Spencer, signori però da un numero uno a un grande numero uno da Roma, e visto di fare chi c'è il passatore, signori salutiamo il mitico, l'inossidabile, il grande Giorgio Calcaterra, grande Giorgio, generoso, modesto, vivace, intercetto capitolino, il più di 1928, e allora ci dava la tuta, doppia di Roma, e dove è stato d'oro, l'abbiamo posto di russi di una settimana fa, ecco, lasciamola alla regina di oggi, di Pino di Space, One More Time, che cancella virtualmente nella storia usando il console, lei che mi stanno già venendo Prato e pensate che è arrivata quarta alla Stramilano, pensate che manca una corsa per venire in davanti la tetta chimiana, e intanto ritorniamo sulla gara maschile col finale di Gilberto Corati in Trentino, che viene sul tappeto sugli studi un ritorno della Pelatina da portiere di Trento, ora 12 di gara e ora l'attesa in campo femminile per Caterina Bertone, la maratoneta Alessandro Calvesi, già protagonista a Francoforte, Berlino, sesta, Torino, 2:32, ma poi è il momento di tornare sulla prova. Che punto va a trovare Pietro Lardini? La vittoria della legge è purgata, l'abbiamo già quasi intuita, sapevamo che poteva valere questo crono, intanto è Massimiliano Bocanici, il caro Chiari Veronese, i colori sono della Sant'Omino,
Diego Capozzo. Sono gli amici, la colore di Mondoletto, ora è il momento più soccorso perché per la squadra curata, la battuta di forza, la centista, pure il migliore e non solo. Dato a tutti gli amici, viaggia è il momento di parlare in Veneto per rimanere qui in tutto di sempre, come tutti i cinesi che mette tutti in fila, con Michele Medin prima dell'appuntamento, di domenica prossima in quella di Padova. Ragazzi, ci mancherà anche per questa Salvadorce. La grande gara di oggi è giocata qui, sentiremo, non la possiamo rigettare. Ecco, ricordo questa bella medaglia, fortemente preparata da Cappelletti, regola i protagonisti, lo fa con grande autorità, e ha portato il giorno della comunità dopo di Simone. Si tratta di donne, intanto abbiamo gli amici di Barbara con più prima, lui ce l'ha fatta, farà meglio il prossimo anno, da Dolo. Chiudiamo con i germani, questo magico, meraviglioso pubblico, che diventa la colonna sonora, cioè gli applausi incessanti, che sono ben segnali, dato che andiamo in terra guardiana, andiamo a letto con Andrea Ruggero, che dà i microfoni a Chiedi, che trova gli applausi praticamente a Matteo Paganelli. Primi italiani oggi, lo splendido Paolo Tanatta, chiediamo appena sarà possibile di essere quelli che sono ovviamente gli score ufficiali di gara, per dare un primo bilancio in campo Francesco Bosco, trova la conclusione. Altro primo picco preparato, vedo 9:20, 9:40, dove sarà un fiume di arrivi, a ergo della strada, il tappeto blu, sarà letteralmente coperto da protagonisti di questa bella volata virtuale. Tra Piero Nonni e Pazienza, il tappeto l'anno scorso vince Rebecca Corrier davanti a quella gara femminile, attenzione fotografi, la Teleperdone sta arrivando, ottima la prima della vita della Sandro Calvesi, una gran gara la sua, ma la rimonte di Risadesco che va a cogliere in rivolta e va a precedere la corregionale, ottima la prima della cura di Rinata di Corso Montagna della vita piemontese, Cunese e brava Risadesco. Non faremo su queste frequenze, la serietà che ormai vive in terra lombarda, risultato per Carlo Antonio, per Carlo Guardoni, per Marco Mano. E ora c'è punto, attenzione che Teleperdone c'è, ovviamente Paolo Buratti mi aspetta, ha detto che era avanti grande, intanto prima di lavorare su di loro, con la distruggata Bettavegna, la carica della Veneto. Gran gara,
Paolo Canatta, che quindi ha portato la compagna, la sua compagna, la gara su strada. Arriva di Pesce, ripensa il numero 20, Andrea Cavallato e Paolo Donà, sono loro a portare al traguardo i protagonisti, lo stanno facendo in maniera ottimale, lo stanno facendo tra l'altro con la gran gara anche di Ilaria Aicardi, la regina di Eterno Piano, è tornata da un anno fa, dai Ilaria che lo siamo di fatto personale, dai Ilaria che ce la facciamo! Primato personale di Ilaria Aicardi, ottima la prima di Caterina Bordone, primato della gara di Alessio Furgato, Rosa Fieri nel finale, altro voto nuovo della tenda siciliana che viene a Correggio, eccola qui, gran prova per lei che ancora ha pensato che si fa andare a scegliere la gara di Lisbona, è in campo grande Rosa, protagonista e reduce della vittoriosa gara di Gualtieri di una settimana fa, cosa quindi un'ora 21 e 12, sugli scuri, sesta. Correggio a due passi da Reggio Emilia, siamo ovviamente intanto sul triangolo, sulla zona d'arrivo qui sul Giacomo Matteotti si aspetta, andiamo, abbiamo già visto i primi pace, fatto di lavoro di Cogliolato e Donà, a un'ora 25 attenderemo tra breve Roberto Brito e Roberto Doni, intanto di Calvo che vede avanti, un grande protagonismo, lavoro del fisico, quindi abbiamo visto l'arrivo di sei donne, una keniana, due piemontesi, una veneta e due emiliane, sono un po' la sedici della provenienza dell'evento, che oggi ha già fatto record in chiave di arrivo di partenza. Record femminile, maggiore che l'altro, adesso per fare cosa vedete in più, un Lucano non c'è ancora. Grande stella, quindi Costellaglio, l'uomo della Ciampedini, 5 minuti, la storia si rinnova a casa di tuo presidente che ha un cuore veramente intenso. Dopo il ritorno della siciliana, come ha raccontato poc'anzi, l'avendo invitato Luca Santri, ha trovato la storia. Rimaniamo ancora con la competizione maschile e femminile, ancora la gara femminile che tiene tempo. Paola Di Dillo, ottima la prima, grande Paola. Sono sofferimenti importanti. Yeah.
sono un bel viaggio, no? Si piace da noi il sotto di gara, che poi sarà il 1:30, quindi ovviamente questo è per aiutare quello che diventa l'impegno. Ieri ha presentato il suo compleanno, anche qualcun altro l'ha fatto, ma questa è un'altra storia. È intanto Maurizio Cunico, la due volte regina della maratona di Napoli, la vicentina, praticamente, non si arrende mai, ci sorride, sul traguardo, brava Maurizio, complimentoni, ha fatto cose importanti anche a Venezia, perché nei casi non ricordo sono le vittorie, a cui contributiamo. Intanto Paola Mariotti, la pordenonese, sorride, quindi splendidamente, questa è la qualità e l'evento, dentro nel vivo, con il sito a tabacco, anche secondo dopo. Questo è lo spettacolo per tutti con presenti, numerosi e importanti, che lo speriamo in preliminare, il finale anche per Alessandro Petro. Io però mi fermo un attimo, passo ancora un attimo la linea, e io mi lascio la parola a un numero uno, di che stiamo. Grazie Roberto, fate un grosso applauso a tutti i volontari ragazzi. Io sono il presidente, però dietro di me ci sono centinaia di persone lungo il percorso che lavorano da questa mattina alle 5. Grazie ragazzi, tutto quello che vedete organizzato dall'Atletica Riviera del Brenta, la società che gestisce e promuove l'atletica leggera in Riviera del Brenta. Oggi i nostri ragazzi sono impegnati nell'apertura regionale su pista, quindi questa è l'atletica leggera che ci piace. Grazie a tutti, viva la maratona di Milano di oggi, fate un applauso a tutti i grandi del territorio, promuove la corsa, lo spettacolo, lo stare insieme della magica domenica di aprile, classica data, che prossimo anno sarà la seconda domenica, un'altra cosa appena finito il numero è l'indicatore, perché quando uno ti dà il semaforo verde, ecco, i tre autorità cittadine, di Mira in particolare, l'assessore, il sindaco, ad approdare al protocollo, quando andremo in tutto, intanto Fabio trova le rete, eccolo qui, e si fa passo passi d'alto, ma guarda solo, mi tocca rifarmi un corso, questa classica battuta tra le righe, di piccola, ma ti riduce così dopo 21 km, e la moglie da questa parte dice, è una storia che si ripete tutte le domeniche, e mi lascia la dolce in condizioni pietose, che meno la signora mi ha fatto questo ritratto, e non pulisce mai il posto che c'è, col via caro, è vero o no signora? Accendiamo, la risposta che vi dico, accendiamo. Non è che noi facciamo di poco, di poco, sì, qualcuno che sono beate le regole, ma la fine è la storia, che prevale. Lei signora è stato il marito? Grande attenzione, signora, venga qui, mi raccomando, non mi scappi via, di quello che sarà un momento scelente, dato il bel finale di gara, anche di Federico Lazzari. Ci danno chiamata a dire, ma dove è il pubblico che non ho visto? Il messaggio del marito ha raccolto la moglie la sera, il controllo, una bella gara anche di Matteo Volpato tra gli altri, e qui un fiume pieno di protagonisti che servono un 5, un BB5, la vogliono arrivare, Kenya ancora una volta, questa è un'altra storia, hanno spesso vincere sorgente, il latte sorgente, e tutto benissimo, Isabella Labonia, brava la bergamasca, andiamo avanti, proprio la maratona, ovviamente, dall'altra parte del mondo, ma è tipo la guai, no? Capita anche questo, ma questo succede che può viaggiare anche in breve, che questa volta altri sono costretti al lavoro. Arriva qui ragazzi ancora, come giusto che sia, si cambia la dinamica, una nuova filante per affrontare il momento del passato, rendendo sicuramente più accattivante le vicende di magari che vengono fuori sulla vita. Cerimoniale, cerimoniale, torneremo qui, non andiamo via.
vittoria di Pula, o l'esperienza di Skopje rimane qualcosa di messo in sinistra, ecco, prendete la foto dall'alto, Marco, mi raccomando, fai una foto, se no la tarocchiamo, come quello che accade tenissimamente in questi giorni, no, con quelli che sono morti, che sono tornati vivi, tutte donne, ed è un altro molto importante, chiedo cortesemente. Finora 16:11 per l'atletica Sandro Calvesi di Aosta, Caterin Bertone. In 1:16:11. Questa la possiamo definire la Flower Ceremony, e quindi l'ha presentato al terzo posto. Assessore, prego, faccio un passo avanti perché ovviamente anche, ecco, si stringa, ecco la piccola. Al secondo posto, tra l'altro una curiosità, il podio di oggi femminile è fatto tutto di esordienti, mai prima d'ora avevano gareggiato qui, never before. Al secondo posto, in the second place, in 1:15:29, l'esticolore atletica Alta Vattellina, protagonista della corsa in montagna, piemontese d'origine, lombarda per amore e per residenza, Elisa Desco al secondo posto. E questa strada le conosceva già per aver già affrontato la Venice Marathon. E siamo, signori e signori, ladies and gentlemen, the queen of this race, la regina della gara di oggi. The first time in this road in 1:10:57, new best time, the first time in this race, the one more time, the winner in this land, from Kenya, by RHF Roma Sud, Ellen Jepkurgat. La regina di oggi, l'atleta più veloce della storia, la keniana che quindi conferma il suo talento, la macchina da corsa di nome di fatto. 1:10:57, cancella l'ora 12:32, grifato Rosalba Console 12 anni fa. Signori, Kenya, Italia, Italia, i fiori per Ellen, i fiori per Elisa, i fiori per Caterin. Stringiamo con l'assessore, con Michele, con lo staff, con la realtà di casa nostra, saggiamente, compiutamente Ellen, Elisa e Caterin. Tra poco, cerimoniale maschile, state con noi, stay with us. Zanatta e Daniel Ngeno, go on together. Intanto Ellen non scapperà via, non va, perché ora come sempre sai Franco come facciamo le cose, quindi fidati di noi. I can go, only one minute in the parking behind to me, thank you so much Ellen. Ok, welcome back in the victory ceremony. Sono bene, al terzo posto per le Fiamme Oro Padova, col nuovo primato personale, new personal best, 1:06:21, Paolo Zanatta, Fiamme Oro Padova. L'atleta di Montebelluna. Procediamo con la premiazione per l'atleta che bissa la bella gara di una fa, si migliora di 9 secondi e quindi diventa la speranza italiana di questa gara. Al secondo posto, all'esordio, the first time in this race, from Morocco, lives in Brianza, runners Valseriano, in the second place in 1:06:20, Mukraji Lassen. Another victory by, from Kenya, the seventh time in this race, by this time Ngeno, Daniel Kipkurui in 1:05:49, congratulations, by Vini Fantini Pescara, 1:05:49, ha vinto per distacco, e qui il premio al vincitore,
assessore cortesemente se si vuole avvicinarsi, ma grazie a San Ginitti, assessore allo sport della comunità di Mira, con Fabien Dià, mi verrei anche Andrea Longo, Silvio Fauner se in visione e all'ascolto. Stay there Daniel, qui. Daniel, ecco, together. Ecco, quindi inviterei i sindaci dei quattro comuni della Riviera, De Major, Fora, Chiesso, Mira, se sono andati allora con le autorità presenti, se mai inviterei Marco Boffo oltre a Michele Stellon, assessore rimanga con noi. Ecco, facciamo una bella foto per quanto riguarda tu e due, prego, se si rimanga. Un'ora 5.49 per lui, ennesima doppietta, entrambi lunedì avevano vinto il giorno di Pasquetta a Prato, erano andati lui più forte, lei più piano, ha detto mi tengo per Mira, perché faccio la differenza, one more time you are the show. Thank you.
Alle 9:20. Alle 9:20. No, vai banana! Solo.